controllo, è stato richiesto non più di mezz'ora, io mi atterrò alla mezz'oretta. No, volevo dire, guardavo Kader, il dottor Tamimi, Kader Tamimi, che guardava le foto di Hebron. Dovete sapere che lui è originario di Hebron. E io sono un attimino in imbarazzo perché ho appreso della presenza del nostro amico di Gaza e la tentazione sarebbe di rinunciare al mio intervento e far parlare lui. Forse non è molto corretto nei confronti vostri che siete venuti, spero, anche per ascoltare quel poco che ho da dire, ma soprattutto ho timore della reazione violenta dell'editore, che è, ci tiene, editore Zambon, che ci tiene evidentemente a che sia pubblicizzato il suo libro. Allora io proporrei, vedo magari anche di ridurre, seguendo rigorosamente una traccia scritta per poter rimanere nella mezz'oretta che mi è stata concessa, che abbiamo concordato, ma io penso che non si debba lasciare la giornata. Lui parla sull'italiano o parla con... Ma abbiamo qui la presenza di Kader Tamimi, lo blocchiamo. No, ho già pensato tutto, ho già organizzato tutto e quindi siamo a posto così. Tu non te ne vai come avevi pensato di fare, perché avere qui un amico che viene da Gaza e rinuncerà a questa diretta testimonianza, se naturalmente sei disponibile, mi sembra veramente il colmo. Allora, io non uso tecnologie varie e sono fermo ai vecchi manoscritti, ai vecchi appunti. Non è bello leggere, io non leggerò, però seguirò veramente strettamente questi appunti, perché altrimenti non riuscirei a rispettare l'orario. Dunque, io ho avuto il piacere e l'onore, è il caso di dire, di conoscere Felicia Langer in occasione del mio secondo viaggio in Palestina, viaggio che ormai risale a 30 anni fa, era il 1989. È stata una conoscenza fugace, estremamente breve, purtroppo. Avevamo, anche io ero lì con Luisa Morgantini ed altri, una delegazione di internazionali, e saremmo dovuti rimanere nel suo studio a Gerusalemme molto a lungo. E partivamo quella sera stessa e avevamo lasciato questo incontro come ultimo impegno. E purtroppo aveva iniziato da poco, 5-10 minuti, un quarto d'ora, un vago ricordo del tempo, quando Felicia riceve, è un'avvocatessa israeliana, avevo per scontato questo fatto, questa conoscenza, riceve una telefonata, lei si stava attivando per cercare un ragazzo palestinese che era stato arrestato, era stato incaricato dai genitori di capire intanto almeno dove fosse, poi capire di che cosa è accusato eccetera, ma almeno dov'è. E riceve una telefonata e gli si dice da un posto di polizia, chissà dove, non devi più cercare questa persona, devi cercare il suo corpo. Quindi il ragazzo era stato ammazzato. E sotto tortura, oppure non so in che modo. Lei naturalmente, giustamente, interrompe l'incontro con noi, esce e va a Tel Aviv, anzi l'abbiamo accompagnata noi, in macchina direttamente a Tel Aviv. E quindi non abbiamo potuto avere questo incontro. Nel primo viaggio, in occasione del mio primo viaggio, l'anno precedente, 1988, quindi siamo in piena prima intifada, io, prima di partire, avevo letto due libri. Uno di Cristina Tani, dal contenuto strettamente tecnico-giuridico, proprio sul concetto di occupazione, secondo il diritto internazionale, cioè per andare giù con cognizione di causa, perché avremmo dovuto incontrare magistrati israeliani, avvocati anche... Chi non lo sa, anche Ugo è avvocato e altrimenti... Sì. Questo interesse così particolare. Sì, anche se c'è da precisare una cosa, però già sto divagando, non ho ancora utilizzato lo scritto, timore del tuo intervento censorio. Il primo viaggio è stato, sì, insieme a avvocati e magistrati, più magistrati che avvocati, ed è stato sicuramente estremamente interessante, intanto perché era il primo impatto con questa realtà. Abbiamo incontrato tanti magistrati, ci sono state tante occasioni istituzionali, molto formali, per carità, tutto è utile, tutto è interessante, però senz'altro li ho trovato molto più stimolanti gli incontri, i viaggi successivi, quelli che ho fatto da attivista, da militante della causa palestinese, non solo. Allora, dicevo, ho letto due libri, uno di Cristina Tani, una docente di diritto internazionale che ha scritto un libro molto bello, molto complesso, per addetti ai lavori, e il libro di Felicia Langer. Io come avvocato naturalmente ho dovuto leggere il primo libro per andare giù con una serie di conoscenze ben precise. Però il secondo libro, questo,
è quello che mi ha coinvolto di più anche come avvocato, ma soprattutto come militante della causa palestinese, perché è estremamente coinvolgente proprio da un punto di vista emotivo, perché in questo libro Felicia racconta 48 casi da lei seguiti, ognuno su un tema specifico, 48 casi da lei seguiti dal 67 al 73, quindi subito dopo la guerra dei sei giorni. È estremamente, scrive anche molto bene, proprio c'è una grande carica. E allora veniamo un attimo a noi e veniamo ai miei appunti, altrimenti non ci siamo. Allora, parliamo un attimino prima di Felicia, poi del suo libro. Dunque, è stato riedito da Zambona lo scorso anno, è uscito per pochi mesi, siamo usciti a settembre, e Felicia è morta a giugno dell'anno scorso. Aveva la sua età naturalmente, perché lei è del 30, era del 1930, però era anche molto malata di un tumore, sapevamo che prima o poi ci avrebbe lasciato. L'abbiamo messa al corrente del nostro lavoro, dico nostro perché abbiamo lavorato soprattutto in due persone, io e Costanza Ciminelli, sul libro, perché ho scoperto che la riedizione in realtà non è una mera ristampa, come io da profondo ignorante di questioni editoriali credevo, ma è, non dico una riscrittura naturalmente perché il testo è quello originario, ma è una rivisitazione completa del contenuto del libro, tant'è vero che abbiamo dovuto aggiornare tutte le note, e questo ha comportato uno sforzo veramente notevole. Abbiamo lavorato circa 2 anni io e Costanza, dal 2016 al 2018. Felicia era, che viveva in Germania, a Tübingen, era al corrente del nostro lavoro, era contenta del nostro lavoro, e le avevamo chiesto un intervento da pubblicare nel libro, un aggiornamento rispetto all'intervento che lei aveva fatto in conclusione, come postfazione, in occasione della prima edizione. Noi ci aspettavamo qualcosa di molto corposo, cioè un intervento estremamente complesso sulla situazione palestinese, israeliana, eccetera. Invece, vuoi l'età, vuoi la malattia, ci ha mandato, ed è nel libro, una paginetta, poche righe, però estremamente significative. Perché? Perché per la prima edizione lei aveva scritto alcune pagine in conclusione del libro in cui insisteva molto sulla realtà interna della popolazione israeliana. C'era all'epoca, in cui scriveva, una forte opposizione all'occupazione da parte della società, di una parte della società israeliana, e lei, come altri, confidavano molto nella vittoria di questa componente della società israeliana. Purtroppo le cose sono andate in modo diametralmente opposto, lo abbiamo verificato anche in occasione delle elezioni del 9 aprile, e la società israeliana ha preso un andazzo molto molto particolare, addirittura tradotto anche in leggi, faccio riferimento alla legge del 18-19 luglio dell'anno scorso, cenneremo se ci sarà tempo anche a questa legge, in cui proprio viene codificata la natura etnico-razziale dello Stato israeliano. Questa è la realtà. Articolo 1, Israele è lo Stato solo ed esclusivamente per il popolo ebraico, quindi è codificato. Questa era una differenza che c'era con il Sudafrica, oltre a quella giustamente riferita da Laura, e cioè non c'era un progetto di espulsione perché gli occorreva la manovalanza, no? Perché fossero buoni naturalmente in Sudafrica. Qui c'è chiaramente detto e scritto un progetto di espulsione, da sempre è detto, dei palestinesi. L'unica differenza che rimaneva è che in Sudafrica l'apartheid, quindi la differenziazione per razza, etnia, religione, era codificata, era per legge. Non era così in Israele fino al luglio dell'anno scorso, adesso anche questo è venuto in Israele, ha scritto un bellissimo articolo su questo tema Gideon Levy, un giornalista israeliano, ebreo israeliano che scrive su Haaretz, ha scritto un bell'articolo e dice basta, è caduta ormai ogni differenza, siamo qualificati a tutti gli effetti. Allora, riprendiamo un attimino lo schema. Allora, dicevo la differenza, in queste poche righe che ha scritto Felicia per questa riedizione, non parla più della società israeliana, non c'è nessun accenno. E non credo che sia un caso, non credo che sia per sintesi estrema. Parla solo ed esclusivamente della resistenza del popolo palestinese, in cui confida. E solo di questo parla, ed è significativo.
Felicia Langer, in estrema sintesi, è una polacca nata nel 1930, lascia con la sua famiglia nel 1939 la Polonia, va in URSS, nell'Unione Sovietica, e va in Israele nel 1950, quindi lo Stato era lì da 2 anni. Si laurea in legge all'Università di Gerusalemme, inizia la professione, ma si mette subito dalla parte sbagliata, dico io naturalmente ironicamente, perché inizia a difendere palestinesi. È la sola avvocatessa ebrea israeliana all'epoca. Successivamente, ad oggi, ce ne sono altre, per fortuna, voglio citare in particolare una delle più note, Lea Zemel, ma ce ne sono anche altre. Allora era la sola avvocata ebrea israeliana che difendesse palestinesi. La società israeliana decide che era troppo. Era donna, era comunista, aveva un ruolo estremamente importante nel Partito Comunista, in più si mette anche a difendere i palestinesi, decisamente ritenuto un po' eccessivo. Felicia da subito, fresca di laurea e di voglia di iniziare a lavorare, si scontra con una fortissima discriminazione e non trova neppure uno studio legale che l'accolga. Lei naturalmente è giovane, inesperta, dal punto di vista pratico, anche se estremamente colta anche e soprattutto in materia giuridica, ma evidentemente ha bisogno di un contesto lavorativo, non trova un avvocato. Lei ha il sospetto che ci sia un qualche cosa dietro questa discriminazione e che dipenda dal fatto che difende i palestinesi. Finalmente trova un avvocato che ha il coraggio di dirglielo chiaro chiaro, dice: cara Felicia, se tu vai avanti su questa strada tu non avrai mai uno studio che ti accolga. E così è successo. Quindi cosa fa? Targhetta, nome e cognome, avvocato Felicia Langer, in ebraico e in arabo, apre lo studio e si mette a difendere da sola i palestinesi. Il suo primo cliente è un imam, avevano arrestato il figlio per appartenenza a un'organizzazione di resistenza. Ovviamente organizzazione di resistenza è quello che dico io, è così io qualifico la partecipazione a un'attività che chiaramente dall'altra parte è qualificata un'associazione terroristica. E questo imam e sua moglie piangeva, dicono ci sono stati restituiti i vestiti dal carcere ed erano sporchi di sangue, e informati, cerca di capire. E così è il suo primo caso, inizia la sua attività. Notevole analogia con la mia esperienza che vi ho appena raccontato, cercate il corpo, non cercate più la persona. Inizia la sua attività, primo scopo della sua attività, sperare che il cliente sia vivo, secondo, cercare di difenderlo in qualche modo. Difende fino al 1990, anno in cui lascia Israele. Questa sua decisione di lasciare Israele viene interpretata da molti come una specie di resa, non lo è. E lei lo ha detto chiaramente in un'intervista che dovrei... Eccola qua. In un'intervista del 2012 al documentarista Eran Torviner spiega: ho lasciato Israele perché non potevo più aiutare le vittime palestinesi con il sistema legale esistente e il disprezzo per il diritto internazionale. Non potevo agire. Stavo affrontando una situazione senza speranza. Non potevo più essere una foglia di fico per questo sistema. Scopre addirittura che veniva lei utilizzata come prova della democraticità dello Stato. Infatti consentiamo perfino una difesa competente come quella di Felicia Langer. Dice: no, non accetto più questa situazione. Felicia aveva ottenuto pochissimi successi nelle aule del Tribunale Militare, certamente non per sua incapacità, ma perché era una lotta impossibile. Nessun successo all'interno della società israeliana, sempre più classista e razzista. Questo libro è uscito in Israele nel 1974, quindi 2 anni prima che in Italia, edito da Teti all'epoca, in ebraico, è stato accolto nel silenzio più totale, vecchio sistema israeliano. Quando non puoi attaccare, non hai elementi, silenzio, no? Silenzio. Nessuno scandalo dinanzi alle denunce di crimini narrati nel libro, per crimini naturalmente mi riferisco a quelli dell'esercito, della polizia, dei coloni e anche degli stessi magistrati militari che commettono dei crimini, come quella ad esempio di dire apertamente in un'udienza di essere perfettamente al corrente che una determinata confessione era stata estorta con la tortura, ma ritenuta valida, e su questo poggia poi la successiva condanna. E questi sono crimini. Lei non riceve nessuna querela, benché faccia nel libro nomi e cognomi di poliziotti, di magistrati, eccetera. Niente, silenzio totale, silenzio totale.
Le intimidazioni sono continue anche sul piano personale e sul piano fisico, tant'è vero che per un certo periodo ha dovuto accettare anche la protezione di una scorta armata, semplicemente per fare la sua attività di difensore, di palestinesi. Ho detto che Felice era anche comunista, sì, aveva anche questo problema di essere comunista, è giunta ad essere membro del comitato centrale del Partito Comunista di Israele, quindi un ruolo estremamente importante. La sua attività le crea problemi addirittura anche con il partito. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio, verosimilmente alcune discussioni con altri membri del partito e del comitato centrale c'erano stati per il discorso della difesa di palestinesi accusati di attentati contro civili. Lei nel libro, in occasione di un processo, scrive nettamente che lei è contraria agli attentati contro i civili. Però io mi chiedo anche da avvocato, d'accordo, ma c'è una presunzione di non colpevolezza, quindi evidentemente come avrebbe potuto a priori decidere di non difendere un soggetto che poi magari si scopre non è affatto vero che è responsabile di quell'attentato, e probabilmente su questo piano che si è creato un qualche problema con il partito. Lei va in Germania nel 1990, nel 2008 diventa cittadina tedesca, solo all'estero ottiene i riconoscimenti che merita. Nel 1990 riceve il premio Nobel alternativo, testuale la motivazione, per il coraggio esemplare della sua lotta per i diritti fondamentali del popolo palestinese. Nel 2009 riceve un premio ambitissimo in Germania, la Croce al Merito Federale, c'è stata una forte polemica per la concessione di questo riconoscimento, virgolette testuale la motivazione, per i suoi sforzi incessanti a favore della pace, della giustizia e del rispetto dei diritti umani. Quindi non più solo parliamo di Palestina, ma in generale la complessa attività di questa grande donna, prima ancora che grande avvocato. La sua morte non provoca grande... Io sono andato a vedere anche le reazioni nei giornali israeliani, Arez in particolare, non provoca grande cordoglio in Israele. Silenzio anche in questo caso. Solo Gideon Levi le dedica un articolo in cui fa autocritica ed ammette che la sua generazione ha subito il lavaggio di cervello sionista e ha ritenuto Felicia, testuale, parole di Levi, un simbolo di odio per Israele, un nemico pubblico, una traditrice esiliata. Solo ora Gideon Levi capisce che non era così, io mi permetto di aggiungere un po' troppo tardi, un po' più di solidarietà attorno a questa donna forse sarebbe stata opportuna. Veniamo allora al libro, attenendomi completamente al tempo. Anzi a questo libro, perché non ha scritto solamente questo libro, ha scritto un'autobiografia e anche altri libri, ma veniamo a questo libro. Allora, molti ci hanno chiesto il perché della riedizione. Come dicevo, abbiamo iniziato il lavoro nel 2016, forse siamo stati un po' anche noi vittime della retorica degli anniversari, perché sapevamo che saremmo usciti nel 2018, settantesimo della nascita di Israele, ma per noi soprattutto settantesimo della Nakba, ma anche settantesimo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché per un strano gioco di date e di epoche si coincidono questi eventi così diversi tra di loro. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è un po' la Bibbia di Felicia Langer, oltre ai codici, non esistono codici in Israele. Lei, difendendo dinanzi alle corti militari, difendeva sulla base delle Defense Regulations, che sono norme emanate dal potere militare, questo e nient'altro. E lei utilizzava il diritto internazionale, laddove era stato anche recepito e ratificato in Israele, quindi era diventato legge di Stato. Questo lei è stato anche contestato, perché poi i suoi interlocutori erano di abissale ignoranza, erano militari ai quali non era neanche richiesta una particolare conoscenza giuridica. E lei poi, ovviamente, faceva molto riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, un po' la sua Bibbia. Lei tra l'altro è stata anche per anni vicepresidente della Lega Israeliana dei Diritti dell'Uomo, all'epoca in cui presidente della Lega era quel grande che è Israel Shahak. Il 2018 ha visto anche la promulgazione di quella legge di cui vi ho accennato prima, la 14ª Basic Law, che fa scempio, io scrivo nei miei appunti, del diritto internazionale e di alcuni principi basilari del diritto umanitario. Felice è morta un mese prima, io qui scrivo
per fortuna, ma in realtà lei era sicuramente al corrente dei lavori in corso e quindi probabilmente l'ulteriore motivo di sofferenza nel vedere addirittura codificato quella che era ormai la degenerazione della società israeliana. Vi porto un solo esempio, l'articolo, credo il 7, sì, dice che viene considerata la colonizzazione un valore alto, nobile e giusto che deve essere difeso, protetto. Adesso non ricordo al momento le parole esatte, ma il concetto è questo: la colonizzazione altro non è che una appropriazione di terreno altrui con la forza, con la violenza, ed è uno dei principi basilari evidentemente del diritto internazionale, che non si può acquisire territorio con la forza. Qui addirittura diventa un valore sancito con la luce, con una legge. Il libro, ho già detto che consiste in 48 processi affrontati tra il 67 e il 73, subito dopo la guerra dei sei giorni. La macchina repressiva di Israele, ovviamente, come potete immaginare, era al massimo. E nei territori occupati si applicano quelle defense regulation di cui ho detto, cioè ordini militari, quel complesso di norme militari, emanate dai militari, che preesistevano alla nascita dello Stato di Israele ed erano degli inglesi all'epoca del mandato britannico. Quando anche gli ebrei, devo dire gli ebrei, non gli israeliani, perché stiamo parlando di un'epoca in cui Israele ancora non esiste, quando gli ebrei le subivano sulla loro pelle, nei contrasti con gli inglesi occupanti, questo gioco, in questa pantomima, ma lasciamo stare, non possiamo affrontare anche questa tematica, allora dicevano che queste norme erano peggiori delle leggi naziste, si sono espresse così Begin, Rabin ed altri. Poi naturalmente però nato lo Stato hanno ritenuto utile mantenerle, conservarle, queste norme peggiori delle leggi naziste. Felice grande esperta di diritto interno e internazionale, ha come interlocutori rozzi militari, l'ho già detto, ai quali neppure è richiesta la conoscenza del diritto. In una sua intervista Felice ha definito il sistema giuridico israeliano una farsa, lo stesso termine usato recentemente dall'Associazione di Giuristi Israeliani, B'Tselem, nel suo rapporto sull'uso della tortura in Israele. Sempre Zambon ha pubblicato questo rapporto di B'Tselem, Associazione Israeliana, sulla tortura, sulla pratica della tortura in Israele, e i giuristi israeliani che hanno redatto questo rapporto si esprimono in questi termini: il sistema giuridico israeliano è una farsa. I tribunali militari non devono applicare il diritto, benché sia un diritto di facile applicazione perché è creato da loro, dai militari, in funzione della repressione della resistenza. Le sentenze di condanna sono già scritte prima dell'ingresso in aula dell'imputato. Possiamo immaginare la frustrazione di Felice, che spesso è stata anche oggetto di provocazione e derisione da parte dei giudici. Viene attaccata in varie occasioni Felice anche per il fatto di essere ebrea. Dice: come si permette lei, avvocata ebrea, avvocatessa è discusso. Le mie amiche avvocate e avvocatessa usano indifferentemente due termini. Quindi come si permette noi lei? Noi siamo avvocata. Avvocata? Anch'io la preferisco perché rispetta un po' più l'etimologia, advocata. Bene, uso avvocata, benissimo. Ho litigato con Costanza Ciminelli su cosa bisogna avere. Certo, non avvocato, su questo siamo d'accordo. Su questo bene. Siamo allora, tirato dalla mia parte femminile del pubblico, e veniamo a noi. E dunque, cos'è che dicevo? Lei era avvocata ebrea e veniva attaccata anche sotto questo aspetto. Ma come si permette lei ebrea? Ad esempio, lei in un'occasione ha ricordato la strage di Deir Yassin e gli hanno detto poi la strage del King David, quindi le stragi commesse dagli ebrei, e gli è stato rinfacciato come lei poteva permettersi questo, e naturalmente lo faceva nell'ambito di un processo e per l'esercizio del diritto di difesa. I temi trattati nel libro sono di assoluta attualità. La detenzione amministrativa, io do per scontato che qui si sappia, comunque in rapida sintesi, nel caso in cui uno
non sia al corrente, è l'abominio giuridico proprio, la detenzione amministrativa. È la possibilità di arrestare una persona senza alcun capo di accusa, quindi senza contestargli assolutamente nulla, lo si sbatte in galera, teoricamente per 6 mesi, ma in realtà i 6 mesi sono prorogabili di 6 mesi in 6 mesi all'infinito, e certamente gente in galera da anni in detenzione amministrativa. E la cosa più importante è, questo non è da poco, di non avere un termine di durata in qualche modo prevedibile, ma la cosa importante è che non hai un'accusa e quindi non hai alcuna possibilità di difesa, quindi sei lì in balia loro. Lei si è occupata di detenzione amministrativa, non poteva fare assolutamente nulla, non c'era nessuno spazio, lo dice, lo descrive. Poi viene fuori, emerge l'inesistenza di fatto del diritto di difesa, perché con tutti i suoi sforzi riesce a ottenere molto ma molto poco. Emerge il ricorso alla tortura, vi ho già ricordato quel caso. Emerge la pratica della espulsione. Felicia Langer in alcuni casi è stata costretta, poverina, la immagino al lavoro, a dei compromessi enormi anche con la sua coscienza, con i suoi principi. Se gli veniva proposta, ad esempio, non una condanna a 10, 20, 30 anni di galera, magari semplicemente per una partecipazione, vero o presunta, chissà, a una organizzazione di resistenza, gli veniva proposta l'espulsione del soggetto fuori dalla Palestina e da Israele, lei consultava i familiari, magari si decideva di accettare questo piuttosto che rimanere in galera per 10, 20 o 30 anni. E la pratica dell'espulsione, attualmente ancora praticata, io in occasione di uno dei viaggi sono riuscito a entrare nel carcere di Nablus, con metodi un po' così, e lì erano detenuti i transfer, cioè tutti coloro che erano destinati appunto all'espulsione, no? E erano tutti prevalentemente giovani, erano responsabili sindacali, dirigenti politici, e questo è avvenuto negli anni '80, quindi quella è stata una manovra molto intelligente da parte di Israele, da parte dei sionisti, perché evidentemente hanno portato alla decapitazione proprio di quella che era la classe dirigente emergente sul piano sindacale, sul piano politico e così via. Torniamo a noi. A proposito di espulsione c'è da dire una cosa. Pende attualmente in Israele un disegno di legge che prevede come pena, diciamo, accessoria l'espulsione dei familiari, l'espulsione